Buongiorno a tutti, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Quest'oggi è martedì, focus periferie. Martedì è il giorno in cui abbiamo con noi Walter Cherubini da Consulta Periferie Milano. Buongiorno Walter, benvenuto. Buongiorno, ben ritrovati anche a tutti coloro che ci vedono e ci seguono fuori studio. Siamo all'appuntamento numero, Walter? Siamo alla 92esima puntata di Focus Periferie. 92esima puntata. Quindi... quest'oggi doppia coppia, diciamo, ci hai portato due ospiti illustri, due ritorni, perché in realtà li abbiamo già avuti qua a Milano News, ma do a te l'onore di presentarli. Vengono dal nord di Milano e quindi sono dell'associazione Quattro Tunnel, rispettivamente alla mia destra Irma Surico, che è presidente dell'associazione Quattro Tunnel appunto, e Nino Strada, che è vicepresidente. Dove si trova un pochettino l'associazione operare, l'associazione Quattro Tunnel, si trova nel municipio 2, uh-huh. E quindi diciamo nella parte nord o nord-est di Milano, uh-huh. E in particolare nella zona di Greco, e quindi attaccato al rilevato ferroviario della stazione centrale. Associazione Quattro Tunnel, beh, ormai è un'associazione che... quanti anni è che ormai ci siete? Sono 6 anni ormai. Ormai, ufficiosamente siamo nati nel 2012, ci siamo costituiti in associazione, ci siamo registrati nel 2013, quindi sono già tanti anni. E in quelli che possono sembrare tanti o pochi, perché dipende appunto poi quando ci si muove, gli anni si possono essere sedati, tantissime però le cose che avete fatto. Ricordiamolo appunto, perché Quattro Tunnel? Quattro Tunnel perché quando la nostra associazione è nata aveva... diciamo l'obiettivo di riunificare due aree della città divise già dall'inizio del secolo scorso dal rilevato ferroviario, e quindi volevamo ricollegare Greco, il quartiere di Greco, che al momento ci sembrava completamente diviso. Questo è il famoso rilevato ferroviario. Esatto, no? Questo è il rilevato ferroviario. Ricordiamo, è un... quanti chilometri sono? Dunque, sono 64.000 metri quadri. 64.000 metri quadri. Un chilometro da una parte, un chilometro dall'altra, che sono più di 2 chilometri, diciamo, di vetrine, potremmo chiamarle. Ed è un vero e proprio grattacielo orizzontale, mm-hmm. A Milano, perché con quella superficie lì, no? È veramente incredibile. Ecco, questo è attraversato dai quattro tunnel, no? Il nostro punto di riferimento per riunire le due aree, no? In qualche modo, anche dal punto di vista sociale degli interventi. Comunque siamo a cavallo di quest'area qui. Perché, come ricordava Irma, oltre a appunto dividere quasi la città proprio in due, perché comunque divide, città, divide un quartiere proprio, divide, perché in realtà quartiere. Il quartiere di Greco è completamente diviso da questo, sì, rilevato. Ecco, c'è anche una curiosità che tutti ci chiedono: perché 4 e non 5? Perché in realtà i tunnel, partendo dal Mortirolo, mi pare che si chiami così, cioè subito dopo la testa della stazione centrale, sì, sarebbero 5, ma in realtà noi abbiamo deciso che eravamo in 4 tunnel, perché in realtà il comune di Greco, che è stato poi assorbito dal comune di Milano nel 1923, per l'esattezza, partiva da Viale Brianza, okay, e quindi i tunnel della zona di Greco vanno da Viale Brianza a Popoli Uniti, e quindi i, okay, tunnel sono 4. Tagliando fuori quello della circolazione. E noi nel frattempo ce ne prendiamo cura anche attivamente, per esempio ripuliamo dal graffiti vandalici tutte le volte che si verificano, ahimè, queste situazioni. Mi ricordo una cosa molto interessante appunto di questa cosa che stai dicendo adesso tu, Irma, che oltre appunto a ripulirli avete proprio un vero e proprio accordo anche con AMSA, siete riusciti proprio ad avere, sì, ed è qui quello, no, Walter, che diciamo sempre la partecipazione dei cittadini, la Milano partecipata, come abbiamo raccontato anche la progettazione partecipata anche, no? Come è andata? È andata bene, cioè nel senso che abbiamo goduto dell'ascolto e della collaborazione dell'AMSA, che tuttora ci sta vicina in tante situazioni e non soltanto per i tunnel. Tengo a dire una cosa importante, cioè noi siamo su questa linea di progettazione in qualche modo partecipata, avendo dall'altra parte, dalla parte del comune, delle società comunali a questo punto, un certo tipo di ascolto, perché come impostazione siamo propositivi, ecco, cioè guardiamo i problemi, cerchiamo di trovare delle soluzioni, magari parlando anche con il contesto ambientale, con le persone che sono nei nostri quartieri, portiamo soluzioni, cioè più che essere critici. Questo è molto interessante e molto bello, perché senti uno di quei comitati di
perché mai comitati di quartiere, i vari comitati di zona, che non parte con un no davanti. Assolutamente. Quindi sì. Questo è molto interessante, no? Perché siamo abituati ormai a questi comitati che nascono sempre contro qualcosa. Invece no, noi proponiamo qualcosa. Per fare questo abbiamo un'organizzazione, abbiamo un certo numero di professionisti che ovviamente lavorano a tempo perso, diciamo, gratuitamente per guardare questi problemi, proporre soluzioni anche di tipo importante, ristrutturare una piazza, per esempio, o cose di questo genere. Anche perché la cosa interessante, parlando di progettazione partecipata e partecipazione ai cittadini, è che siete cittadini comuni e in quanto cittadini comuni dentro ci sono grandi professionalità anche. Ci sono delle grandi professionalità. Devo dire un'altra cosa anche, però, che tutto questo che noi facciamo in qualche maniera ha un riscontro, nel senso che troviamo da parte dei tecnici comunali, no? E lì troviamo anche delle grandissime personalità, un riscontro effettivo, cioè i progetti che noi portiamo, le idee, quello che noi pensiamo possa essere una soluzione vengono spesso recepiti e portati poi in realtà, in realizzazione. Questo è una cosa importante, perché troviamo dall'altra parte cose che, diciamo, qualcuno che ci ascolta e che ci dà una mano, ecco. Ma direi che funziona questo meccanismo, che nel senso che Milano ha tantissime risorse che sono normalmente nascoste, emergono esattamente quando ci sono delle persone che cominciano a guardare il proprio quartiere in maniera complessiva e quindi anche cominciano a prendersene cura. Prendersene cura vuol dire che immediatamente entri in rapporto con l'istituzione. L'istituzione che ha suoi meccanismi, di cui magari bisognerà parlare, però poi all'interno dell'amministrazione ci sono tutta una serie di persone che hanno lo stesso atteggiamento di cura e quindi si riescono a trovare anche poi dei risultati molto importanti. Ecco, mi permetterei di rettificare quello che diceva Nino prima sui professionisti a tempo perso. No, delle volte più che tempo perso ci stanno il giorno, la notte, magari anche siccome hanno delle scadenze dobbiamo consegnare questo progetto, esatto, e quindi anche la propria attività lavorativa alcune volte, assolutamente, sì, non sempre naturalmente, perché altrimenti è un meccanismo che non funziona. Ma c'è tutto questo tema del volontariato, chiamiamola anche dell'amatorialità più in generale, che ci piace molto questo termine, Walter, è molto spesso quello dell'amatorialità, che appunto può essere solamente un architetto in pensione può a quel punto fare a livello amatoriale di dare tipo una mano per non solo in pensione, è un'amatorialità, cioè uno ci tiene alle cose e quindi si dedica anche in maniera come professionale. Sì. Io voglio citare anche degli architetti giovani, sì, che hanno partecipato a una serie di questi nostri progetti. Perché infatti abbiamo qualche immagine anche molto interessante di come fate le azioni, cioè che sono azioni di progettazione, cioè non stiamo parlando appunto di io che disegno, che decido che voglio la pista ciclabile e faccio una riga sulla mappa, cioè fate delle progettazioni vere e proprie. Infatti appunto gli architetti che hanno realizzato quello che vedremo tra pochissimo sono architetti tuttora in servizio, cioè questo è per esempio la Fiorellini, dove c'era un problema. Ecco, noi sottolineiamo, diciamo, i nostri temi sono la sicurezza delle persone prima di tutto, poi il verde e la facilitazione poi della circolazione, sì, del parcheggio. Questo è sì una serie di interventi, perché riguarda le piazze intorno a noi, quindi c'è, come dire, l'analisi del territorio, di quello che si e quello che a tutti gli effetti quartiere greco, giusto? Sì, stiamo parlando di quartiere greco. Anche se ora le definiscono come zona nolo. Volevo arrivare a questo. Perché in effetti diciamo che anche quando noi abbiamo cominciato a operare nel 2012 siamo venuti a conoscenza di essere parte di Greco, ma in realtà non era molto chiaro, perché la nostra zona non aveva una denominazione precisa. Si tendeva a dire stazione centrale, piazzale Loreto, via Venini, e quando noi stessi ci siamo resi conto che la fermata del tram 1 dalla nostra parte era Greco, ci siamo chiesti perché Greco. Poi abbiamo scoperto tutta la storia del quartiere e abbiamo capito che noi in passato eravamo parte integrante del quartiere greco. Del comune di Greco. E quindi quartiere di Greco, ma che nessuno ricordava più. Per cui a questo punto
che nessuno qualcuno possa ricordare più, perché adesso lo chiamano Nolo, quindi è la nostra vogliamo zona, dimenticare completamente la nostra zona, quello che eravamo. Il nostro quartiere ora da qualche anno, la piazza Morbegno è il centro di Nolo, no? È la Capitol Hill di Nolo, piazza Morbegno, che abbiamo riqualificato noi circa 3-4 anni fa con l'assessore Rozza. E quindi rivendichiamo un po' però questa cosa del dire fermi tutti, cioè quello era il comune di Greco, questo è Greco. Questa è Greco, certo. Greco come ex comune di Greco, però in particolare il nostro quartiere, quindi con delle delimitazioni ben precise, che poi è esattamente la delimitazione che noi avevamo già scelto nel 2012 per occuparci di un pezzo di Milano, però sempre con uno sguardo lungo, quindi perché noi non ci chiudiamo mai nelle nostre piccole problematiche, perché secondo noi è abbastanza sciocco farlo in una città complessa e grande come Milano, per cui noi ci occupiamo delle problematiche del nostro quartiere, attualmente chiamato Nolo, consapevoli di far parte di un'area più ampia che quella di Greco, sapendo che facciamo poi parte di una città grande e complessa come Milano. Oh, mi è piaciuta anche questa visione appunto di questi centri che vanno che si allargano. Diciamo che ci siamo mossi. Il Nolo periferie di Greco, verrebbe da dire, no? Allargano, visto che siamo in focus periferie, verrebbe da dire, no? No, in realtà il nostro quartiere, mi è stato detto dagli storici di quartiere, che era la zona nobile di Greco, perché infatti abbiamo il Liberty, era la zona urbana, invece la zona rurale era quella al di là del rilevato, quindi la zona delle fabbriche, la zona rurale, insomma, dell'artigianale, eccetera, eccetera. Beh, no, di artigianato ce n'è anche dalle nostre parti, il cinema, però ci sono le belle case Liberty di Viale Monza, poi ci sono le case sono di Via Venini, molto belle, fantastiche, no? E niente, il nostro tema è curarci del nostro quartiere, cercare di tirarlo su in tutti i modi. Ma non solo del quartiere, correggo, perché appunto vogliamo avere uno sguardo lungo, siamo sempre disponibili. È interessante capire che sapete dove siete, siamo in questo quartiere ha delle peculiarità, ma siamo all'interno di una città che poi ha le sue Ed è per quello che collaboriamo naturalmente con Walter Cherubini, perché quello che ci interessa non è soltanto riqualificare e valorizzare il nostro quartiere, ma in una visione sistemica, come dice Walter, giustamente, che veda naturalmente, come dire, in sinergia tutti i comitati, le associazioni di volontariato che operano in questa direzione. Ecco, mi va di completare dicendo che proprio, diciamo, su questa lunghezza d'onda, no? C'è per esempio un occhio particolare adesso su Viale Monza e Viale Padova, su cui stiamo lavorando insieme ad altre associazioni per arrivare a un risultato di miglioramento sia della circolazione che della vita delle persone lì. Ecco, quello sono problemi molto grossi che, diciamo, non si risolvono da un giorno all'altro, ma ecco, sono nella linea di considerare un po' il nostro quartiere allargato a queste direttrici importantissime, no? Ma io ti ringrazio per aver chiamato oggi Quattro Tunnel, perché soprattutto abbiamo visto sempre Via Venini, l'intervento di Via Venini, quell'altro vicino al Trotto, adesso non so come si chiama quella via davanti al Trotto, è stato fatto un intervento simile a quello di Via Venini. Sì, Via Giacosa. Cioè, tutti interventi che magari i cittadini a volte fanno anche fatica a comprendere, perché dicono, cioè, da un giorno con l'altro sono strisce gialle, colori. Sì, ovviamente a volte uno dice, ma sarebbe stato meglio farlo così, cos'ha, quindi l'urbanistica tattica. Beh, ecco, ciò che l'urbanistica tattica, appunto, molti cittadini magari non comprendono ancora, perché sappiamo, ad esempio, l'urbanistica tattica è una prova, spesso e poi verranno fatti degli interventi definitivi leggermente modificati a volte, proprio perché grazie all'urbanistica tattica si può capire meglio come modificarsi. E grazie veramente Walter per averci portato chi di questo fa quasi giornalmente ormai, mi sa, perché da quanto ho capito sono tantissimi i progetti che fate. Qui stiamo parlando di qualcosa appunto che, se non ancora, diciamo, a sistema, però molto molto ci si avvicina, diciamo, finalmente qualcosa forse si avvicina all'essere una buona pratica. Ma diciamo che il tema di Consulta Periferia Milano è anche Quattro Tunnel che è copromotore di Consulta Periferia Milano, anche se più recentemente, comunque sono già alcuni anni, cerca di avere uno sguardo complessivo sul territorio, perché i problemi di ogni singolo territorio in una metropoli, seppur piccola come Milano, per come è organizzata la città, al di là delle buone volontà, al di là delle capacità delle singole persone, però proprio deve avere un quadro sistemico, e cioè un rapporto verticale. Si lavora in rete sul territorio tra associazioni, magari anche con il municipio, ma poi la decisionalità spetta a qualcun altro, e anche chi decide. Ma lo vediamo per esempio con il tema del rilevato ferroviario. Qual è una delle parti importanti? Grandi stazioni.
Ferrovie dello Stato. Dove stanno le grandi stazioni Ferrovie dello Stato? A Roma. Uh-huh. No. Quindi il proprio territorio, guardarlo in una logica io sono centrale a me stesso, non funziona, perché altri che stanno addirittura in altre città dopo decidono che cosa fare e non fare. Allora è per quello che bisogna avere una visione sistemica. Il tema della rete è importante tra i vicini, ma se non si tiene d'occhio quello che accade intorno e i vari soggetti che intervengono, e uno dei soggetti, diciamo, che non è proprio sul territorio è il comune, no? Perché si faceva riferimento prima a Greco rispetto, sì, che a Nolo. Nolo è un aspetto innovativo, ma se noi andiamo a una struttura amministrativa e vedere se la struttura amministrativa del Comune di Milano è adeguata, dobbiamo fare riferimento a Greco e al 1923, perché allora il 1923 il territorio di Greco, la popolazione di Greco aveva il suo municipio, aveva un riferimento diretto, chiedo, faccio se riesco. Invece oggi, vista anche la situazione ancora dei municipi dopo 50 anni di introduzione del decentramento a Milano, il riferimento è qualcun altro, è Palazzo Marino, e quindi cambia complessivamente l'ottica. Per quello che bisogna un pochettino nella impostazione complessiva comunale ritornare al tema di Greco, ritornare al tema di Lambrate, di Niguarda, di Baggio, di Musocco, perché Chiaravalle, tanto per intenderci, perché altrimenti siamo sfasati. Da una parte ci sono tante ricchezze, tante energie, però poi non c'è una canalizzazione vicina di tutte queste energie, e quindi ora che arrivano al centro, ora che tornano, l'impegno deve essere molto. E invece se ci si organizza dal punto di vista della progettazione partecipata, ci possono essere degli importanti risultati, come anche è stata la riqualificazione di quello che è il Giardino degli Artisti. Giardino degli Artisti, appunto, che è una, diciamo, forse la più famosa delle vostre organizzazioni, no, dai, anche per voi, una delle prime, poi la nostra piazzetta, no? Gialla, Io la chiamo colorata, ammiratissima da tantissimi architetti di grido, siamo venuti a guardarla, a fotografarla. Allora, dov'è, ricordiamola bene? In fondo tra via Soperga, via Auxilia, via Cavalcanti. In realtà prima era un grande incrocio, di tantissime strade che confluivano in un non luogo, e per motivi di sicurezza, perché l'intervento sono nati in quegli anni, quindi parliamo di 5 anni fa circa, sì, quando l'assessore Rozza era assessore all'urbanistica, ai lavori pubblici, scusate, non all'urbanistica, focalizziamo la nostra attenzione su due problematiche legate alla sicurezza. Piazza Morbegno è il famoso incrocio Auxilia, Cavalcanti, Lumière, Sauli e via dicendo. E in Piazza Morbegno c'era un problema di spaccio di droga, quindi proprio di vera sicurezza come di solito si intende. Invece il famoso incrocio, che poi è diventato Giardino degli Artisti, presentava un problema di sicurezza stradale. Siccome questo grande incrocio... Sono 5 vie più o meno che... Sì, allora Cavalcanti, Lumière, Soperga, Battaglia, Sauli, Auxilia, 6. Infatti sono 6 vie, sono uno schemino qua sul mio quadernato per capire, 6 vie che confluivano in un luogo, infatti. Ecco, con macchine creando, doppia fila, mi ricordo, degrado assoluto fino a qualche anno prima, quando noi ci siamo accorti che non solo si creava degrado e quindi macchine che parcheggiavano abusivamente in maniera selvaggia, ma creavano anche problemi di attraversamento ai pedoni e anche al traffico automobilistico. Ci siamo rivolti all'assessore Rozza a quei tempi ai lavori pubblici, manifestando non solo, cioè intanto diciamo indicando quale fosse il problema e poi creando anche, come facciamo noi di solito, quale poteva essere la soluzione al problema. L'assessore Rozza ci ha ascoltato, ha sostenuto le nostre proposte, ci ha presentato un team magnifico di architetti del comune, e la Paola Turato, l'architetto Paolo Turato, ci ha seguito passo passo. Abbiamo lavorato insieme sulla riqualificazione di Piazza Morbegno, e infatti lì la situazione della sicurezza è molto migliorata, anche grazie non solo alla riqualificazione che noi abbiamo voluto, ma anche alle tante attività che si sono intanto insediate, tipo il Che Pensi Me, tipo il Tender, tipo Bici Radici e tante altre attività commerciali che hanno grande successo.
E invece dall'altra parte di Via Auxilia, perché le due piazze comunicano attraverso Via Auxilia, è nata questa realtà del Giardino degli Artisti, a cui noi teniamo particolarmente perché l'abbiamo dedicata ai grandi e piccoli artisti del quartiere. Quartiere che ha sempre visto tanti artisti. C'è anche un'immagine, infatti, se riusciamo a recuperarla, proprio della piazza dal vero, al di là del disegno, è una delle ultime della serie. Questa, vediamo un attimo, questa è... Eccola, questa qui, la piazza. Questa è la nostra piazzetta, noi la chiamiamo bonariamente piazzetta, ma in realtà il nome è Giardino degli Artisti. E per noi è importantissimo questo spazio per quanto riguarda l'aggregazione, la socialità, è diventato un luogo di incontro di tutti, anziani, bambini, chi ci passa saltuariamente, chi invece ci vive su quella piazza. E noi l'abbiamo dedicata, quindi il nome Giardino degli Artisti l'abbiamo voluto noi, perché l'abbiamo dedicata idealmente a grandi artisti come Grazia Varisco, Sandro Martini, Emilio Isgrò, che ha presentato tutto all'inaugurazione. Sì. Come no, certo, erano tutti presenti. E qui si apre un altro tema, Walter, che è quello appunto, ad esempio, Isgrò, famosissimo artista milanese, Ambrogino d'Oro di quest'anno. Con altri 40 realtà. A rivedere un po' quello che è successo appunto pochi giorni fa, il 7 dicembre, con i nuovi incoronamenti degli Ambrogini di quest'anno. Riconoscimenti con il col sindaco, che ha fatto una dichiarazione abbastanza interessante, perché ha detto: dateci una mano adesso che siete Ambrogini. È stata proprio una richiesta di corresponsabilità per certi aspetti, e quindi stateci vicino all'amministrazione comunale, che cerca di impegnarsi in tutti i suoi esponenti, e state vicino e dateci una mano. Ecco, qui ritorna però un aspetto, anzi più che però, che può essere in contrapposizione, ma diamo conseguenza a questo tipo di impostazione di richiesta. Bene, allora, ma come si può dare strutturalmente una mano? Perché può essere il caso sporadico, quando c'è un'emergenza, allora c'è la chiamata, tutti si interessano perché è successo qualcosa, ma non è l'impostazione per esempio di Quattro Tunnel, che Quattro Tunnel cerca di guardare e poi di mantenere, per cui non è quando nasce un'emergenza, ma ormai è un occhio stabile. Bene, ma questo occhio stabile com'è che può essere utilizzato, o un occhio diciamo stabile come Isgrò, che ha un'altra lettura della città, ma come può essere utilizzato e valorizzato stabilmente a beneficio di tutta quanta la città? Ecco, noi pensiamo che il tema della progettazione partecipata non debba essere lasciato a singole esperienze casistiche, ma sia una logica da approcciare per tutti quelli che sono, noi ci interessiamo di periferie, e quindi gli oltre 110 antichi borghi e nuovi quartieri della periferia milanese. Allora l'amministrazione comunale da una parte, ma anche i municipi dall'altra, possono chiamare a raccolta su temi di competenza, di spettanza comunale, di volta in volta, diciamo così, ogni 6 mesi, gli Ambrogini. Negli ultimi 10 anni la città di Milano ha riconosciuto circa 500 persone o realtà associative che hanno dato lustro alla città e possono continuare ad arricchire con il proprio patrimonio di conoscenze. Diciamo solamente degli Ambrogini, tanto perché sono ufficialmente riconosciuti dalla città, ma possono essere anche altre realtà. Allora, ogni 6 mesi, su tematiche particolari o situazioni complesse, l'amministrazione si confronta. E proprio perché sono ricchi di professionalità, può anche acquisire tutta una serie di sguardi diversi, ma anche di proposte operative, come nel caso di Quattro Tunnel, proposte operative fatte da architetti tra gli altri. Siamo quasi in chiusura, ci tenevo a ricordare una cosa, appunto, parlando di Greco del 1923, che Consulta Periferia Milano sta pensando, anche con noi e tante altre realtà, a lanciare un sprint verso il 2023, una volata lunga verso il 2023, giusto Walter? Sì, esattamente, c'è questo centenario 1923-2023, quindi è nell'arco di 4 anni, ma è un po' come il tema delle periferie. Renzo Piano ha posto il tema delle periferie
diceva per i prossimi 30 anni, ma lo diceva attorno all'anno 2000. Adesso siamo nel 2020 e quindi rispetto a quella che è la previsione di Renzo Piano ci siamo già mangiati 20 anni. Ecco, abbiamo ancora 10 anni per recuperare il tempo perso, rispetto anche a alcune cose che vengono fatte, però il tema delle periferie non è ancora ben compreso. Quindi l'attenzione agli antichi comuni della periferia, che poi costituiscono la periferia, l'attuale periferia milanese, diciamo così, ecco, vorrà essere un'attenzione a capire da dove veniamo, quali sono anche, quali erano le ricchezze e quali sono anche i patrimoni attuali, anche dal punto di vista amministrativo, perché l'organizzazione dell'amministrazione comunale è ancora ancorata a impostazioni del passato. E quindi diceva l'ex prorettore del Politecnico, nonché anche stato assessore all'urbanistica, fa con le sue settorialità, con le sue piante organiche, le sue strutture formate da competenze separate. Ecco, c'è da rivedere, e quindi anche il tema dei municipi, che sono ancora privi di poteri sostanziali, devono ritornare ad essere nel comune di Milano naturalmente, quindi non nuovi comuni, ma devono avere tutte quelle competenze che consentono di intervenire sulla singola piazza che è locale, altrimenti dobbiamo sempre andare a scomodare l'assessore del comune di Milano, che allora, manca altro che pensare, allora, in questo senso. Ma sicuramente deve guardare tutta la città, e oltretutto ci sono tutti gli assessori dei municipi. Noi abbiamo in ogni municipio un presidente e tre assessori. Abbiamo l'assessore all'urbanistica del municipio, e una piazzetta deve essere decisa dall'assessore del comune di Milano, che ha anche altre cose da fare. Infatti, quindi c'è una rivisitazione, e riferirci agli antichi comuni può essere utile anche per questo. Un buon punto di partenza. Siamo in chiusura, però so che prima di chiudere per ricordare che c'è un evento importante. C'è un evento Natale in piazzetta, naturalmente, qua. Parlando del nostro giardino degli artisti, così nel Natale abbiamo pensato a un evento molto carino dedicato soprattutto ai bambini. Questo avviene il 14 dicembre nel pomeriggio. L'evento comincia alle 14.30 con la banda di Crescenzago, uh-huh, e si chiuderà con un brindisi, e arriverà anche Babbo Natale per i bambini e per accogliere le loro letterine. E quindi ci aspettiamo un'ampia partecipazione di pubblico e soprattutto di bambini, e tanti auguri a tutti, buon Natale. E infatti allora ne approfitto anch'io per farvi gli auguri. Grazie tante di essere qui con noi quest'oggi. Portate i nostri auguri a tutti e quattro i tunnel, così almeno nessuno si offende. anche al quinto, che poveretto, abbiamo uno sguardo e anche ai ponti di Viale Monza, che hanno giusto tutta la nostra attenzione. In questo momento sta durando un po' troppo questo restauro, anche lì stiamo lavorando tantissimo su quei ponti di Viale Monza, quindi benvenga anche quello. Noi vado, ci vediamo ancora invece una volta prima di Natale, quindi mi tengo gli auguri in saccoccia e te li faccio la prossima puntata. Va bene, Vante. Certamente. Martedì prossimo, allora. Grazie mille davvero. Grazie a tutti voi. Grazie Vante, noi ci vediamo martedì prossimo. E invece noi altri ci vediamo domani con una puntata di Good Morning Milano, sempre qui su Milano News, per raccontarvi Milano, la città metropolitana e i suoi protagonisti. Grazie mille, arrivederci, a presto. Grazie a tutti.